San Francesco è l'uomo di spiritualità che capisce che la povertà non è una scelta, come dire, depressiva e masochista, è una scelta vincente. È la scelta in cui scopri la ricchezza vera, non miseria, è povertà. La povertà, se noi capissimo il valore alto della povertà, la povertà è quella che ti fa guardare gli altri, che ti fa aprire la borsa verso gli altri, per gli altri. E poi la lezione memorabile, che quando lui va dal sultano va con un messaggio che è quello poi radicale, originario del Vangelo, per cui viene ricevuto come un fratello e gli viene detto: torna quando vuoi a casa tua. Allora non c'è la guerra di civilizzazioni, dipende da come ti poni. Forse ci darebbe una lezione anche sull'Iraq, sulla Siria, sull'Afghanistan. Se vai lì dicendo io sono quello umanitario, per cui ti distruggo il paese, è qualcosa che non funziona. San Francesco intuisce che il cammino verso la parola dell'Evangelo è un cammino che passa per una radicalità evangelica. Non è che puoi dire io sono cristiano e puoi fare come certi politici, no? L'ha detto anche il cardinale Ravasi recentemente ad Assisi, a quel bellissimo incontro del cortile dei Gentili a cui ho partecipato anch'io, quando ha detto: inutile che veniate a battervi il petto se poi non pagate le tasse, perché non va bene. Ecco, no? È grave, è un vero grande peccato. Allora, questa è la lezione che ci viene da San Francesco, e avere il coraggio di essere radicali.